Si tratta di uno strumento molto importante che attraverso la cittadinanza attiva rappresenta un vantaggio per i cittadini e anche per l'amministrazione nella definizione degli interventi da realizzare in città. Eppure c'è sfiducia nella partecipazione alla res pubblica, nella convinzione sempre più diffusa che possa non servire a nulla far sentire la propria voce. E così, nonostante problemi anche importanti e annosi, a crollare la partecipazione. Non è stato raggiunto il numero minimo di candidature per il comitato di quartiere 7 Maristella, che dovrà tra l'altro vedersela con il progetto della Gronda Nord, e per il comitato di quartiere 10 Po Parco Canottieri Trebbia, dove la questione delle manutenzioni, del verde, dell'illuminazione hanno tenuto banco per mesi. Penso anch'io che sia uno strumento molto utile e che andrebbe presidiato il più possibile, ecco, attraverso naturalmente la partecipazione dei cittadini. Mi rendo conto che l'impegno può anche essere gravoso, ecco, con le incombenze che ognuno ha tutti i giorni, però penso che ne valga sempre la pena. Bisognerebbe forse interrogarsi come amministrazione, consiglio comunale e anche partiti cittadini sulla, diciamo, sui possibili motivi di questa cosa e rendere ancora più efficace l'interlocuzione. Sempre quando c'è una mancanza di partecipazione da parte dei cittadini, tutti si devono interrogare, tutti devono fare la propria parte, per cui se i cittadini magari smettono di partecipare perché forse non si sentono abbastanza ascoltati. E così l'amministrazione e i partiti cittadini, i rappresentanti dei cittadini si devono, come dire, interrogare o far carico delle richieste, ma tentando di comprendere. Allo stesso tempo, votare o partecipare alla vita pubblica attivamente, penso sia una fonte di stimolo e di soddisfazione e di arricchimento, ecco, anche per i cittadini.